Innanzitutto un grazie di cuore al Presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Pietro Cerlienco, e al Presidente Condarin per avermi offerto questo spazio dove posso parlare del Trattato di Rapallo. L'altro anno, 2020, ricorreva il centenario della firma del Trattato di Rapallo e purtroppo questa Italia dove diventa difficile celebrare e anche portare avanti dei ricordi di eventi che in altri paesi sarebbero trattati in maniera diversa. Mi riferisco al 150enario del 20 settembre, ad esempio, o mi riferisco anche al centenario della morte del comandante Gulli e del motorista Rossi, che in questo paese non hanno avuto la minima risonanza, nonostante i tentativi del presidente Giuseppe De Vergottini e miei di celebrarle l'11 di luglio di quest'anno al Pincio. Il Trattato di Rapallo, 100 anni fa, decise di cedere tutta la Dalmazia che era stata promessa all'Italia con il patto di Londra prima dell'entrata nella prima guerra mondiale a fianco della Gran Bretagna e della Francia. Decise, dicevo, di cedere tutta la Dalmazia tranne l'enclave di Zara e l'isola di Lagosta. Tutto il resto della Dalmazia, dove per secoli gli italiani avevano vissuto in pace con le altre nazionalità, venivano con un colpo di penna di fatto cancellati. Perché questo? Perché il Trattato di Rapallo, senza dilungarmi in tutte le clausole e in tutte le sue disposizioni, il Trattato di Rapallo prevedeva che chi volesse poteva optare per la cittadinanza italiana. Optando però per la cittadinanza italiana, chi restava a vivere in Dalmazia, nella Dalmazia jugoslava, perdeva da quel momento tutte le proprietà mobiliari e immobiliari. Di fatto le proprietà venivano indennizzate con dei titoli di Stato del Regno di Jugoslavia, ma potete immaginarvi quali fossero le condizioni di inflazione in un periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale e quali fossero, diciamo, le ondulazioni del denaro che in quel momento si stava fondando come nuova moneta di uno Stato che di fatto, gli storici poi spiegheranno, sarà più che altro un'espansione del piccolo regno di Serbia che andava a prendere Croazia, Slovenia, Macedonia e Kosovo e anche la Dalmazia in questo caso. Facendo un breve excursus storico, vorrei spiegare qual era la presenza degli italiani in Dalmazia. Di fatto, nonostante in Croazia esistano differenti opinioni, gli italiani in Dalmazia erano presenti da più di un millennio. Tanti libri dimostrano questo e tanti studi storici a lungo successivi al Trattato di Rapallo e anche precedenti, si sono presi la briga di dimostrare quanto lunga e quanto radicata era la presenza degli italiani in Dalmazia. Possiamo, se vogliamo, iniziare dal periodo successivo all'Impero Romano. La caduta dell'Impero Romano ovviamente vede nel VI secolo l'avvicendarsi delle popolazioni, l'invasione slava nel VI secolo e vede affacciarsi gli slavi alle rive dell'Adriatico. Dal VI secolo fino al 1920 esiste una convivenza secolare, alti e bassi, tra la popolazione latina della costa e la popolazione slava che era più nell'interno e che man mano arriva ad affacciarsi alle sponde dell'Adriatico. Tutto il periodo bizantino, di cui abbiamo pochissime notizie, vede una presenza molto radicata greca, bizantina e latina sulla costa dalmata, come dimostrano i pochi documenti che abbiamo. Successivamente i comuni della Dalmazia, mi riferisco alle grandi città, specialmente a Zara, a Spalato, a Sebenico, a Ragusa, hanno uno sviluppo storico simile, molto molto simile a quelle che sono le città italiane. Questo non si può dire per le altre città dell'interno, della Bosnia, della Croazia o della Serbia. Per
Però proprio per questa presenza latina molto radicata, i comuni di Zara, i comuni di Spada, ma anche il comune di Lesina delle Isole o il comune di Cursola, incominciano a sviluppare dei propri statuti e si barcamenano tra il Regno d'Ungheria e Repubblica Veneta e quello che resta dell'Impero Bizantino, trovando una propria indipendenza. E questa indipendenza si svilupperà per quello che riguarda le repubbliche della Poglizia e specialmente per la Repubblica di Ragusa, che diventerà un vero e proprio Stato, con i suoi ambasciatori e con i suoi diplomatici nelle più importanti corti europee. Giusto per citare una persona, mi riferisco a Vincenzo Bune, ammiraglio al servizio degli imperatori di Spagna e viceré del Messico. Mi riferisco a Niccolò Lucari che combatterà a Belgrado contro Murat II per il re di Serbia, o mi riferisco all'ambasciatore Ragnina che sarà ambasciatore presso Caterina di Russia. E in questo periodo, proprio nel Medioevo, quando nasce l'italianità anche in Italia, stessa cosa succede in Dalmazia. In Dalmazia i poeti, però i primi letterati, non scrivono solo in italiano, scrivono in tutte le lingue. Perché, ecco, questo è un concetto che farebbe molto piacere sottolineare. È un concetto che risale a una felice definizione apparsa in Danubio da Claudio Magris, che è il concetto di pensare in più popoli. Le persone che sono nate in Dalmazia durante l'ultimo millennio erano use a parlare non solo una sola lingua, non solo una lingua, ma più lingue. Come diceva infatti Claudio Magris, parlando di un poeta dal confine rumeno, serbo e ungherese, diciamo, pensare in più popoli. Pensare in più popoli perché? Perché chi parla una o più lingue entra anche nella mentalità dei popoli dei quali parla la lingua. E a questo proposito mi piace anche citare un episodio del nuovo nunzio apostolico che si stava recando a Fiume dopo la prima guerra mondiale e che chiedeva informazioni sulla città. E gli venne risposto, il più umile portuale parla quattro lingue. Ecco, questa è stata la caratteristica non solo di Fiume, ma anche di tutta la costa dalmata per 1000 anni. La nazione dalmata, alla quale si riferiva, l'abate Carrara e alla quale si riferiva in maniera molto, molto più approfondita, Niccolò Tommaseo, significava questo, significava una multiculturalità, significava, un'accettazione delle altre culture. In una terra di confine, come è stata la Dalmazia per secoli e secoli, una terra che era una breccia tra Oriente e Occidente, lo vediamo nel Medioevo, nella lotta tra Bisanzio e Venezia e l'Impero Carolingio, e lo vediamo successivamente con la Repubblica Veneta che era un antemurale al dominio ottomano e che infatti la Dalmazia era uno dei suoi confini, forse proprio più difficili, come ricorda ad esempio uno studio di Marco Jacobs sulle guerre veneto-turche del Settecento. Ecco, questo lento costruire dei rapporti e delle relazioni tra differenti popolazioni dei mercanti dalmati, delle persone che vivevano in Dalmazia, e mi riferisco principalmente a noi italiani, agli slavi che vivevano, che erano la parte numericamente forse più preponderante, e anche agli ebrei che arrivarono a Spalato dopo, e a Ragusa dopo gli eventi della Spagna nel 1400, alla fine del 1400, e ai quali la Repubblica Veneta stenderà ponti d'oro, come ricorda Renato Paci nel suo studio sulla Scala di Spalato. Mi riferisco agli albanesi che scappavano dal dominio ottomano e che si stabilirono a Borgo Erizzo. Mi riferisco anche ai greci, agli esuli dell'Impero Bizantino che si stabilirono a Ragusa, come a Venezia, e così in tante altre parti della Dalmazia. Ecco, questo misto di popolazioni contribuì a creare quel particolare koinè dalmata che sopravvisse fino al sorgere delle lotte nazionali in Dalmazia, fino al momento in cui ogni persona dovette definirsi, cosa che non era successa prima. E questo lo vediamo molto bene nelle famiglie dalmate. Sappiamo tutti noi dalmati come all'interno di ogni famiglia ci sia stato un fratello filoslavo e un altro fratello filo italiano. Lo racconta in maniera molto esaustiva Enzo Bettiza nel suo libro Esilio, e lo raccontano tanti altri, ma quello
che io vorrei sottolineare adesso è proprio la fase finale di questo periodo. La fase finale è proprio il Trattato di Rapallo. Diciamo il momento in cui un tratto di firma cancella la presenza degli italiani. Non li cancella in maniera violenta, come successe nel 1943-47 con le foibe, con l'abbandono dell'Istria. Quella maniera così violenta è descritta da Simone Cristichi e Ian Bernas in Magazzino 18, dove si parla di città svuotate, di cambio immediato di popolazione. Ecco, questo in Dalmazia non avvenne. Avvenne in maniera molto più lenta. Iniziò, diciamo, dalla fine dell'amministrazione asburgica, dal momento in cui l'impero austro-ungarico decise, dopo specialmente il 1862, di chiudere le scuole, di chiudere gli enti culturali italiani e di mettere ogni tipo di opposizione alle amministrazioni italiane delle città. L'esempio più eclatante è Spalato, con il sindaco Baiamonti di fatto estromesso. Purtroppo a Spalato una targa anni fa venne collocata per celebrare questo brutto episodio della storia dalmata. E purtroppo fu il momento in cui una minoranza, perché gli italiani alla fine erano ridotti a una minoranza principalmente, precipuamente collocata nelle città. Pochi erano gli italiani che vivevano nelle zone rurali. Pochi di questi, per esempio, mi riferisco a Lorenzo Lovromonti di Benin, oppure a Edefnico di Dernis, o a pochissimi altri che vivevano nelle zone rurali. La popolazione italiana era concentrata nelle città, specialmente a Zara, dove era la maggioranza, ma anche in tutte le altre città come Spalato, Traù, Ragusa. E le piccole cittadine delle isole, Curzola, Lesina o anche Pago, Arbe, Veglia, per quanto riguarda le isole del nord, mentre nelle isole più piccole esistevano principalmente pescatori di lingua slava. La firma del Trattato di Rapallo purtroppo prevede, come dicevo, l'impossibilità per gli italiani di restare come italiani in Dalmazia. E quindi inizia un lentissimo esodo, un esodo che porta decine di migliaia di italiani che vivevano in Dalmazia verso la penisola, ma anche verso le Americhe, anche verso l'Australia. Ed è un primo esodo del quale si parla pochissimo, del quale nessuno si è ricordato, specialmente in confronto a quello che è successo nel 43-47, successivamente. Ed è un esodo che porta via non solo poche migliaia di persone, ma tanta parte della cultura dalmata. Ecco, io a questo riferimento vorrei, a questo proposito, vorrei riferirmi al colloquio che hanno avuto il presidente Conte e Claudio Magris a novembre, credo, che si sono incontrati in occasione di un meeting internazionale. In questo colloquio, Claudio Magris e il presidente Conte si sono riferiti a un concetto filosofico di un filosofo marxista Bloch ed è il concetto di Ungleichzeitigkeit, un concetto della non simultaneità del simultaneo ed è un concetto dove si parla di un passato che non esiste più per i nostri figli, per i nostri nipoti, ma che dentro di noi esiste veramente. Un passato che però non è decisamente morto. Non è sconosciuto, definitivo. È un passato che contiene dei fremiti di futuro, dei fremiti di futuro che possono tornare a sorgere in qualsiasi momento. Leggendo questo passo del presidente Conte di Claudio Magris, io ho fatto un riferimento a tutte le volte che torno in Dalmazia. Tutte le volte che torno in Dalmazia, dentro di me ho nella mente i ricordi di mio papà, i racconti di Oddone Talpo, di Tullio Chiarioni, di Aldo Duro, dei tanti grandi dalmati che ho conosciuto, di com'era la Dalmazia a quell'epoca. E risentendo parlare Magris e Conte su questi concetti, mi sono immaginato e ho pensato come sarebbe stata la Dalmazia se gli italiani fossero rimasti.
A parte il numero degli italiani che si sarebbero cresciuti, immagino, ma come sarebbe stata differente la cultura dalmata se non ci fosse stato questo cambio di popolazione così radicale? Se la Dalmazia non fosse stata monoliticamente jugoslava, come è stata per quasi un secolo? Noi dobbiamo ricordare che dal 1945 al 1991, fino al momento in cui nasce la Croazia indipendente, gli italiani non avevano diritto di esistenza né legale né istituzionale in tutta la Dalmazia. L'ente che si occupava della minoranza italiana in Jugoslavia si chiamava UIF, Unione degli Italiani di Istria e di Fiume. La Dalmazia non era minimamente inclusa in questa definizione. Gli italiani di fatto sono stati cancellati per 50 anni dalla cultura dalmata e per il precedente trentennio alla Seconda Guerra Mondiale anche. Di fatto esisteva solo a Spalato un gabinetto di cultura che arduamente riuscì ad andare avanti grazie al senatore Taccone. Altre poche istituzioni culturali sopravvissero a Ragusa e forse nell'isola di Curzola, ma altre istituzioni non c'erano, tagliando completamente un'eredità culturale che era presente da secoli, da Marco Marulo, da Ignazio Giorgi, da Giovanni Lucio, da tutti gli umanisti dalmati, tra Giovanni Gondola, tra tutte quelle persone come Marcantonio De Dominis, come Fausto Venanzio di Zara, che avevano partecipato alla cultura dalmata, ma non avevano partecipato come degli ospiti, avevano partecipato in maniera protagonista, ma protagonista nella cultura dalmata e nella cultura italiana. Cioè, noi non dobbiamo mai dimenticare che la prima grammatica italiana è stata scritta nel 1516 da Gianfrancesco Fortunio dell'Isola di Selve. Non dobbiamo dimenticare che il primo vocabolario della lingua italiana è il vocabolario di Niccolò Tommaseo. E l'ultimo grande vocabolario della lingua italiana, pubblicato nel 1986, è stato scritto con il lavoro intellettuale di una vita dal professor Aldo Duro per l'Enciclopedia Treccani. Non dobbiamo dimenticare che i primi romanzi in lingua italiana sono Le Romena del 1635, La donzella desterrata del 1637 e Il Corallo del 1641, scritti da Sebenzano Gianfrancesco Biondi a Venezia, pubblicati a Venezia, perché Venezia e Padova specialmente erano il faro universitario per tutti i dalmati. Non tutti, perché poi a Ragusa gli aristocratici che avevano un corso, che intraprendevano un corso universitario, andavano alla Sorbona, alla Salamanca, dividendosi infatti le famiglie aristocratiche di Ragusa in salamanchesi e sorbonesi. Certo, non ho tanto tempo per parlarvi di un concetto del quale mi piacerebbe approfondire di più e che in ogni caso ho approfondito sul sito di coordinamento adriatico per chi voglio leggere qualcosa di più, ma ecco, ricordare il Trattato di Rapallo nell'assoluto silenzio delle istituzioni italiane. Era prevista una conferenza il 12 novembre, ma qui, grazie ai periodi di pandemia, riusciamo solo a vederci via telematica come adesso. Però, col fatto che ancora noi esistiamo, col fatto che questi fremiti di futuro, questi fremiti che vorrei chiamarle quasi iscrice, scintille, come era il titolo di quel libro in italiano, in lingua slava di Dalmazia di Niccolò Tommaseo, questi fremiti di futuro ci sono. Noi siamo qui e grazie alla Croazia democratica che ci permette di nuovo dal 1991 di essere presenti, pur in maniera molto molto esigua, come sappiamo. Sa il presidente del Libero Comune di Zara in esilio, Franco Luxardo, quanto è difficile sostenere un asilo a Zara e sappiamo quanto è difficile sostenere le comunità italiane e i licei dove si insegnano poche ore di lingua italiana in una terra dove, come abbiamo visto grazie a Gianfrancesco Fortunio e Niccolò Tommaseo e non solo, agli artisti, come Giovanni il Dalmata o Niccolò Orsini, o Marcantonio De Dominis come scienziati, Boscovic e tanti altri, la cultura italiana è stata dei rami principali dell'albero della cultura dalmata. E
E quindi ecco, io vorrei terminare questo mio intervento citando di nuovo la frase del Monsignor Francesco Carrara, il primo archeologo che scavò le ruine, oggi purtroppo in ben pessima condizione, le ruine dell'antica città di Salona, dove era originario l'imperatore Diocleziano e dove erano originari i martiri ancora oggi raffigurati nel mosaico del Battistero Lateranense di Roma. Ecco, il Monsignor Francesco Carrara nel 1849 immaginava una nazione dalmata, una Dalmazia con una definizione particolare, dove l'italiano non studia di italianizzare lo slavo, né lo slavo di slavizzare l'italiano. Questo era il nostro sogno prima del Trattato di Rapallo, e questo, per quel poco che possiamo, è il nostro sogno oggi, a distanza di 100 anni dalla nostra cancellazione in Dalmazia, per il futuro. Grazie.